bilancio, approvata la seconda variazione, il documento è passato con il sì della maggioranza, contraria all'opposizione. Teatro delle Arti, stagione al via, presentato a Palazzo del Pegaso il cartellone teatrale di La Strassigna. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la seconda variazione di bilancio. Hanno votato a favore PD e Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Approvati anche alcuni atti collegati. La variazione è stata presentata dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio, Giacomo Bugliani, del Partito Democratico. In sintesi, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le risorse derivanti dalla manovra fiscale sull'addizionale regionale IRPEF. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti destinati allo spettacolo, una parte come di consueto destinati per 1 milione alla Fondazione del Carnevale di Viareggio e per 660 mila euro alla Fondazione del Festival Pucciniano. Attraverso questa variazione vengono poi messe a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture viarie dei territori comunali oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti che siano immobili adibiti ad uso scolastico oppure a scopo sanitario o aventi finalità culturali. Si tratta quindi di una variazione che incide su molte richieste che sono pervenute dai territori alla Regione e tocca anche in maniera sensibile il tema degli impianti sportivi, già che sono previsti in parte sul 2024, ma in maniera più preponderante sul 2025, una serie di stanziamenti che sono finalizzati proprio a completare i lavori o a curare la manutenzione di impianti sportivi diffusi sul territorio regionale. Una misura quindi, quella che viene adottata con la variazione approvata dal Consiglio, che va ad intervenire nell'ottica di una Toscana diffusa su tutti i territori della Regione e lo fa soprattutto recependo le richieste che sono arrivate dai territori per far fronte ad alcune difficoltà che soprattutto le amministrazioni comunali hanno incontrato negli ultimi anni. Sì, è una variazione che è arrivata in Consiglio abbinata all'aggiornamento del DEFRE che dà continuità alle politiche che la Toscana sta portando avanti relativamente al lavoro, relativamente alle politiche sociali, alla tutela del paesaggio, insomma tutto quello che è l'impegno della Toscana per garantire ai territori, ai toscani, una qualità della vita e la possibilità di uno sviluppo sostenibile. La variazione di bilancio si sostanzia essenzialmente in tre punti. Da una parte il riassorbimento da parte del bilancio della Regione di quelli che sono gli oneri attualmente in carico ai bilanci delle aziende sanitarie per quanto riguarda gli investimenti, così come
indicato e richiesto anche dalla Corte dei Conti, quindi andiamo verso una formula virtuosa nell'attribuzione appunto del debito relativo agli investimenti nel posto giusto. Dall'altro abbiamo in questa variazione un'anticipazione di tante risorse destinate alla cultura, sia per quanto riguarda la formulazione dei bandi rivolti poi alle imprese culturali, alle piccole cooperative che danno anche tanta e buona occupazione, e poi i contributi rivolti anche ai soggetti culturali che solitamente venivano destinati a fine anno. Quindi questa anticipazione è sicuramente un'anticipazione che li mette in condizioni di lavorare meglio. E poi ci sono tanti interventi di carattere puntuale che raccolgono le esigenze di tanti comuni per quanto riguarda investimenti in vari campi, soprattutto i piccoli comuni della Toscana diffusa, che sarebbero in grossa difficoltà per poter terminare magari i lavori di una ristrutturazione di una sede comunale o di una casa di riposo, oppure per intervenire sulla viabilità, perché sappiamo che soprattutto i piccoli comuni sono in grande difficoltà e la Regione in questo modo cerca di essere al suo fianco. Sì, naturalmente il nostro è un giudizio critico, in quanto ormai in 4 anni siamo abituati a vedere variazioni che sostanzialmente sono il frutto di interventi estemporanei in totale assenza di una cornice programmatica. È vero che stiamo portando avanti l'idea di una Toscana diffusa e sotto questo aspetto, come dire, c'è una certa coerenza da parte del Presidente della Regione. Ciononostante non possiamo esimerci dal rilevare che ancora una volta siamo all'interno di interventi di cui beneficiano sì alcuni comuni, ma di fronte a una Toscana che comunque ha di fronte a sé grandi sfide, soprattutto in un tema importante come quello del sostegno complessivo agli enti locali, capite bene che non possiamo andare avanti con una programmazione estemporanea. A nostro giudizio siamo di fronte ancora una volta alla non presa di coscienza su alcuni problemi strutturali. Non siamo intervenuti diversamente da come era stato promesso sulla riduzione della pressione fiscale, continuiamo ad andare avanti quindi con un'IRPEF aumentata da una parte, ma dall'altra parte non siamo stati ancora capaci di mettere le basi di una seria programmazione in sanità e soprattutto di un serio contenimento della spesa. Noi abbiamo circa 7.700 centri di costo in Toscana, lo sforamento della spesa per i dispositivi medici, che poi porta anche a far gravare il famoso payback sulle aziende sanitarie, ha un peso assolutamente rilevante oggi ancora sul bilancio regionale. Non stiamo cogliendo sfide importanti come le sfide sulle infrastrutture, pensiamo ancora ai nodi che riguardano le tante criticità sulle linee ferroviarie, pensiamo ancora alle infrastrutture che devono essere completate. Notizie di oggi ancora ci riportano in una Toscana dove spostarsi è diventato un incubo. Non siamo intervenuti sul tema del futuro della sostenibilità energetica. Abbiamo un contesto economico difficile, tante crisi aziendali, abbiamo perso di vista completamente il consigliere speciale che era dedicato gestire situazioni che oggi invece in Toscana non sono certo risolte, e non è solo la questione della GKN. Oggi pensiamo al settore dell'artigianato, del commercio, di piccole e medie imprese che soffrono, dalle pelletterie, a tutta una serie di situazioni in cui davvero ci aspettavamo una manovra finanziaria che desse respiro ampio e intervenisse in modo strutturale. Siamo alla fine della consigliatura, di questo non vediamo assolutamente traccia ed è una situazione estremamente preoccupante, insieme a un debito che comunque continua ad aumentare, sul quale occorrerà comunque intervenire. Il parere che abbiamo sempre manifestato coerentemente e puntualmente in tutti questi anni. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime, e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Certo,
la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio, ma non si può e non si deve vivere di solo turismo, anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori, come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature. E riteniamo che invece settori come l'alimentare, l'energia, l'alta tecnologia debbano essere strategici e che dobbiamo investire per non essere totalmente dipendenti, per esempio, in campo energetico. E abbiamo necessità di individuare un'idea di Toscana che possa veramente rappresentare una capacità di affrontare le sfide. La situazione è difficile, soprattutto in ambito internazionale. I fatti degli ultimi giorni ci preoccupano anche proprio per l'andamento economico. Consideriamo che quello che sta succedendo in Medio Oriente e che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sul canale di Suez e sul passaggio delle merci attraverso il canale di Suez è sicuramente preoccupante. E noi dobbiamo essere molto attenti quando portiamo avanti il nostro compito. Quindi una Toscana che deve riprendere veramente la strada di essere indipendente. La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. E secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere pur non riuscendo a saldare quello, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Discussione come sempre impegnativa quella sul bilancio, perché si discute poi in maniera ampia di tutte le questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini toscani. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva, perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere, ed è da tanti anni che non si sveste molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica, e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro, perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio. Prende il via in questi giorni la nuova stagione teatrale al Teatro delle Arti di La Strassigna. La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Media Center David Sassoli. Sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, il consigliere Fausto Merlotti, il sindaco di La Strassigna Emanuele Caporaso, l'assessore alla cultura Massimo Galli e il direttore artistico del teatro Gianfranco Pedullà. All'insegna della libertà dello spettatore di ricomporsi la sua stagione fra le 22-23 proposte,
fare un itinerario per cui si fa la sua stagione ricombinandole come vuole, perché il programma è molto vario, va da un fondamentale reparto di produzione che la Compagnia Teatro Popolare d'Arte ha impostato, che inizierà l'11 ottobre con l'opera Da Quattro Soldi da Bertolt Brecht, e poi a novembre faremo un omaggio a Giuseppe Colombo, un grandissimo scienziato, con Amerigo Fontani e Roberto Caccavo, e ai primi di gennaio mettiamo in scena dal romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, un testo teatrale da noi ridotto che si chiama L'assaggiatrice di Hitler, dove la Postorino, nella sua opera più importante, già premio Campiello, racconta di queste donne che assaggiavano il cibo del dittatore rischiando di morire ogni volta, ma così prevenendo il rischio di attentati di Hitler. In questo itinerario però di produzione nazionale, che è la cartista della nostra compagnia, si inserisce poi tutta una serie di proposte importanti da compagnie toscane di primo livello, danza contemporanea, commedie anche ironiche e leggere, e alcuni maestri della scena importantissimi, cito soltanto Marco Baliani, che fa la sua opera classica Colas, un testo di Kleist dell'Ottocento, e conclude Ascanio Celestini con il suo spettacolo che ha fatto conoscere tutti quanti, che è dedicato proprio a Roma e alle fosse ardeatine. Tutto questo per dire che poi ci sarà un grandissimo e bellissimo omaggio a Mia Martini, anche delle commedie, attività anche con i gruppi locali di qualità di teatro amatoriale, e tantissime cose che in poco tempo non posso dire. Però vorrei che fosse la stagione di tutti e che i fili conduttori anche di sostegno, di cura del nostro pubblico, di La Stassigna, della città metropolitana, ogni spettatore si facesse il suo percorso ideale dentro questa stagione ricchissima di proposte.